Allora, lei è arrivata nella nostra scuola nel 2010, in un periodo non certo felice per i salari. Quali difficoltà ha dovuto affrontare per far migliorare e crescere la nostra scuola? Bella domanda. Comunque, parliamo ormai di preistoria perché sono quasi 8 anni. 8 anni sono tanti. Devo dire che difficoltà erano le problematiche che con la collaborazione soprattutto dei colleghi, quindi parlo dei docenti, ma anche dei collaboratori scolastici, soprattutto degli alunni, delle famiglie, perché ci vuole sinergia, altrimenti è difficile che si possano superare dei gap. Con questo lavoro, diciamo, di squadra, puntando soprattutto al miglioramento e alla qualità, quindi alla meritocrazia, siamo riusciti ad essere quello che siamo. Cioè, noi avevamo circa 300 alunni, siamo arrivati a 1.600, vuol dire che le famiglie hanno capito che questa scuola andava sempre migliorando e pertanto ci hanno dato fiducia con l'iscrizione dei propri figli. E prima di diventare dirigente, sappiamo che è stato insegnante di scienze motorie. Che tipo di professore era? E che rapporto aveva con i miei Ecco, sono due cose diverse. Comunque per me è stato sempre, diciamo, buono. In che senso buono? Perché spero e mi auguro che da dirigente sia molto vicino alle esigenze degli alunni, e loro ancora di più perché facevamo sempre squadra, perché come tu ben sai io vengo dallo sport, pertanto il concetto di principio di squadra è essenziale, è fondamentale per raggiungere sempre obiettivi. Tra me e coloro con cui si rapportano quotidianamente con me, alunni, professori, collaboratori, bene? Quindi quando ero docente questo rapporto era ancora più sinergico. Vedo in lei un carattere forte e orientato all'innovazione. Da cosa deriva questo principio? È orientato all'innovazione. Da cosa deriva questo principio di innovazione? È fondamentale perché è guai a stare fermi. Io dico che l'acqua stagnante non fa bene, ogni tanto va lanciato un sasso per rimuovere il tutto, perché l'innovazione dà nuovi stimoli e quindi appassiona chi si cimenta nel cercare di migliorare e di modificare. Innovazione significa trovare qualcosa di diverso per passare meglio l'utenza o migliorare sempre la produzione, la qualità e quant'altro. Quindi l'innovazione secondo me è il cammino di passo con l'uomo, è un po' connaturata. L'importante è non aver mai paura del nuovo, cercare di riuscire sempre, non dico a padroneggiarlo, perché non è facile, ma l'importante è affrontarlo con coraggio. Il nuovo va affrontato. Il nuovo, anche se migliora all'inizio, qualunque legge, qualunque percorso che sia diverso da quello standardizzato, che tu hai consolidato come abitudine di vita o di processo, quando l'uomo viene messo di fronte ad un percorso diverso, resta titubante, dubbioso. Ecco. Bisogna avere questa capacità di capire e di cimentarsi con quello che può essere effettivamente migliorativo. Certo, va testato, va standardizzato, va capito, a volte non sempre l'innovazione porta benefici. L'intelligenza è saper fare mezzo passo indietro e rifare un altro percorso sempre innovativo. Ci racconta una sua giornata tipo? Cosa le piace fare per salire nell'ambito scolastico? Allora, intanto fuori dall'ambito scolastico mi sono preso l'attività sportiva, cioè la corsa è stata sempre la mia passione, allora, sia con l'età sia con gli impegni, diciamo che questo aspetto
lo sto un pochino trascurando, si vede dal fisico. Mi sembra è una bella giornata perché è carica di impegni. Io mi alzo ogni mattina alle 7:15, insomma, colazione e quant'altro, alle 7:15 io sono sul posto di lavoro a scuola e comincio a prendere il caffè con i collaboratori scolastici, i tecnici e a capire l'impostazione per l'accoglienza degli alunni, degli agenti, dell'utenza, chi in genere, che sia sempre efficiente ed efficace. E poi la giornata è piena da tutte le attività che quotidianamente si affrontano in una comunità scolastica, nel rapporto con gli alunni, i genitori, eccetera, poi non sempre sei sereno, non pensa che ed è giusto che abbia un'attenzione particolare, ma deve valutare se stesso e non facendo confronti con altri. Nel giornata tipo non c'è una standardizzata, la quotidianità nella scuola è sempre, ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, da vivere insieme agli altri. In ambito lavorativo, qual è il suo maggior orgoglio e qual è il suo impianto? Allora, il maggior orgoglio di essere riuscito a portare a questi livelli l'Istituto Severi, a rappresentare i miei colleghi dirigenti, perché sono presidente regionale NP, cioè Associazione Nazionale Presidi, non è una cosa da poco, è un grande orgoglio, è un grande onore, insomma, essere scelto dai colleghi, capisci, rappresentarli, non è cosa da poco. Ma la cosa bella è che siamo riusciti, non sono, l'importante è che siamo riusciti a rendere veramente vivibile questa comunità scolastica, 360 gradi, molto ambita dai docenti, dalle famiglie e dalle tecniche. Ritornando a NP, in pochi anni ha trasformato il Severi in una scuola all'avanguardia. E ora quali sono gli obiettivi per il futuro? Come dicevo, io convivo e sposo l'innovazione e quindi non mi pongo né obiettivi né traguardi. Penso di dare il meglio di me stesso quotidianamente per raggiungere altri e migliori risultati. Ah, quindi senza limiti. Se dovesse riassumere la sua missione del Severi in tre parole, quali sarebbero? Passione. Passione, lavoro. 3P e 3L.